tutti, come ha detto Chiara, sono Stefano Cavese, sono della zona, sono di Ceccano e mi occupo di progettazione, di integrazione di sistemi. Perché è molto importante, prima, soprattutto qua credo ci siano tanti progettisti, quanti elettricisti ci sono? Più o meno? Quindi installatori? Installatori? Un paio? Ok, ingegneri? Ingegneri non ci sono, architetti, e poi parlano male, questo no, parleremo male degli ingegneri. Quindi, Di fianco a te, guarda. passo un pozzino. E dicevo, allora, molto importante la fase progettuale, è una banalità, però sto dicendo, lo capisco, ma molto spesso, soprattutto le aule come questa che vedete, spesso, soprattutto negli ambienti pubblici, io ho fatto dei lavori nelle scuole e nelle università, manca molto molto spesso la parte progettuale. Cioè, è un assurdo, ma vi garantisco che soprattutto per l'allestimento degli ambienti è il problema principale. Il secondo è quello della scelta, si fa il progetto e anche la scelta dei prodotti. Il terzo problema, forse il peggiore, è la scelta di chi quei prodotti li installa e li configura. In Italia, per colpe diverse, purtroppo ci sono poche persone del settore che sanno mettere mano su alcuni prodotti e quindi abbiamo fatto un'esperienza, in zone, diverse esperienze che speriamo siano come esempi di buona pratica un po' per tutti. Ora vi farò vedere un video, questo è un allestimento in una delle aule che abbiamo allestito presso l'Università di Cassino. Vedete il video, poi da lì poi andrò alla lavagna, vi chiederò di girarvi così facciamo un po' di descrizione del lavoro e di come vengono allestite queste aule. Stefano Cavese, progettista del sistema Iulerra delle Presenze presso l'Università di Cassino. Il sistema Iulerra delle Presenze è stato concepito per poter permettere un collegamento a distanza tra le tre sedi dell'Università di Cassino, in particolare abbiamo allestito quattro aule. Qui ci troviamo nella sede di. Allora, l'Università di Cassino ha delle sedi a Cassino. Frosinone ha anche una sede a Sora, però noi abbiamo collegato diverse aule, quindi erano fisicamente spostate quindi circa 80 km, grazie a una rete in fibra ottica che l'Università di Cassino ha sul territorio. È una delle infrastrutture più importanti in Italia. Sono 72 fibre monomodali che collegano le sedi di Cassino e arrivano a Frosinone, quindi è una dorsale in fibra, quindi molto, tra l'altro fatta molto bene. E noi l'abbiamo utilizzata proprio per permettere il collegamento a un professore che sta a Cassino di fare la lezione. Immaginate che il professore sta a Cassino, voi state qua, vedete il professore sullo schermo, il professore vede voi, avete dei banchi attrezzati che poi vedrete, dove potete colloquiare, addirittura potete condividere diciamo, i contenuti sul vostro computer e farli vedere dall'altra parte e viceversa. Questo è il primo esempio in Italia dove abbiamo sfruttato la fibra come un cavo video, quindi non è videoconferenza, è proprio come se avessimo utilizzato questo cavo video, quindi ad altissima qualità, per poter collegare appunto sedi formative. Ora, l'aula è sostanzialmente gestibile tramite un sistema sinottico, tramite un touch panel che permette di attivare, accendere e spegnere l'aula e utilizzarla per i diversi servizi. Allora, come vedete, il touch panel ci dice di inserire la chiave, noi inseriamo la chiave fisica e come diciamo, nell'accensione di un'automobile il sistema viene acceso. Viene acceso in questo caso. Vengono accesi i sistemi audio, vengono accese le prese di alimentazione sia nella postazione docente sia nella postazione studenti che vedremo dopo. Dopo aver acceso alcune macchine compare la home. Nella home noi accediamo a. Allora, vi spiego questa home. Quindi una volta accesa l'aula,
Abbiamo preferito fare questa accensione proprio manuale per dimostrare che l'interfaccia utente deve essere molto semplice. Uno dei grossi problemi di quando si fanno sistemi integrati è che si fanno dei sistemi molto complessi da utilizzare. Un professore, un ingegnere, un professore di filosofia, chiunque arriva, si deve concentrare sulla lezione. Non può concentrarsi a tiro fuori il cavo GA, lo attacco al computer, poi il cavo audio non lo trovo, poi come accende il computer, poi il computer si impalla, poi una cosa si blocca, la luce non si accende. Quando accende il proiettore, le luci davanti al proiettore, ho le luci, come vedete qui, c'è una finestra che sta praticamente distruggendo la luminosità del proiettore. Succede sempre così, perché ovviamente invece in un sistema integrato, noi l'abbiamo fatto a Aula Magna di Cassino, quando si accendono i proiettori le tapparelle scendono tutte, ok? Quindi l'interfaccia di utilizzo deve essere semplice, cioè fare delle cose, perché io spesso ho tantissimi amici che fanno sviluppatori, persone geniali. Il problema è che poi se questa genialità, oltre a integrare il sistema, non capiamo che deve essere utilizzata da un utente che non ne deve sapere nulla, non si può pretendere anche a persone di altissima capacità, anche tecnica, di andare a utilizzare un'aula in maniera difficile, con magari 10 telecomandi, il proiettore, deve accendere l'impianto audio, cioè diventa un problema, ci vogliono 10 minuti prima che parte la lezione. Poi devi chiamare il bidello, poi il bidello magari non c'è quello che sa usare l'aula, quindi magari ci vuole... Quindi ci sono dei problemi logistici che bisogna, da installatori, da progettisti, assolutamente evitare, altrimenti si rendono le aule poco utilizzabili. Quindi come vedete qui si può scegliere lezione normale quando si fa una lezione come quella che sto facendo io adesso, no? Aula Ingegneria 2.2, Aula Foncara 1.9, significa noi ci troviamo nell'aula di Frosinone e mi posso collegare o con l'aula di Ingegneria di Cassino o con un'aula, Cassino ha il polo Campus Foncara, quindi è un'altra sede, oppure in videoconferenza, se io esco dalla rete di università e voglio collegarmi col Politecnico di Milano, lo faccio. Perché queste aule è anche predisposto un codec di videoconferenza che permette di appunto fare lezioni anche a chi è esterno alla rete dell'Università di Cassino, quindi anche altri istituti in Italia, altri istituti all'estero. Hai tre tipi di servizi: lezione normale, lezione di presenza e videoconferenza. Lezione normale che vedremo adesso è appunto una lezione che il professore, il docente può fare utilizzando il microfono, utilizzando le slide, il computer, facendo lezione tradizionale alla lavagna. Si può collegare in telepresenza con le aule di ingegneria a Cassino e Campus Foncara sempre a Cassino, quindi fare delle sessioni a distanza in telepresenza significa a bassissima latenza audio e video e con qualità video in Full HD su schermi grandi, in modo tale di avere una lezione a distanza molto immersiva, oppure si può fare una videoconferenza. Adesso andiamo a scegliere la lezione normale. Nella lezione normale vedete che il sistema va nella configurazione cloche di comando, abbiamo subito a schermo immediatamente la telecamera che punta al docente, questo per far rendere conto che effettivamente sta iniziando la lezione. Nel momento che inizia la lezione il docente può attivare streaming o record, quindi gestire la lezione. Questo prevedemmo anche i preview di streaming insieme con il computer, quando colleghiamo anche al computer. Per poter ovviamente avviare la lezione il docente apre un box, che è un box microfoni. Qui abbiamo un microfono Bluesneck, poi abbiamo una lavalier e un microfono gelato. Nel momento che inseriamo il Bluesneck, lo inseriamo nella basetta e lo andiamo ad accendere. 1, 2, 1, 2, 1. Allora, in questo caso si può iniziare la lezione. Io ho già collegato il computer che vediamo già a schermo. Il computer è sia sullo schermo, ma se andiamo a gestire i preset di streaming, il computer lo troviamo anche
sul monitor di preview, e quindi ovviamente in una lezione streaming questo che sta vedendo il docente viene visto da chi sta in un'altra sede o sta a casa. Quindi, come accenno lì, ovviamente tutto quello che succede nelle aule è possibile vederlo da casa, quindi studenti che sono in altre sedi, altre persone che tendano a vedere appunto la lezione da remoto. Ovviamente per i tecnici è una spiegazione inutile, però magari per chi è meno tecnico, ogni tasto che voi vedete sul touchscreen va ovviamente a muovere una serie di macchine. Quindi magari quando c'è il tasto di streaming, magari il sistema va ad attivare lo streaming, va a muovere altri apparati audio-video, va a muovere le telecamere, tutto in automatico, per far accadere alcune cose. Quindi per ogni tasto che voi vedete che noi andiamo a schiacciare, ovviamente c'è a monte una serie di macchine che vengono automaticamente messe in funzione, cosa che sarebbe possibile da fare in una persona, ci vorrebbero 4-5 persone all'interno dell'aula che fanno diverse cose. E uno studente magari fuori sede. Abbiamo un altro presente che quindi inverte, mette il computer in prima e il docente in seconda, oppure il PC, in questo caso si aspetta il computer, quindi il PC viene direttamente mandato in prima. Torniamo in questo caso alla camera docente. Una cosa importante è la camera docente: se facciamo uno zoom, la telecamera punta direttamente sulla lavagna, e quindi io, se stiro sulla lavagna, voi vedrete direttamente, diciamo, schermo in maniera chiara mentre sto scrivendo. Ok? Questo permette appunto di poter seguire in maniera appagante la lezione a distanza. Adesso proviamo invece le costruzioni di studenti. Io ho preso una bella qua, la costruzione studenti. Allora, la costruzione studente è formata, che se è costituita, vediamo qui, vediamo la costruzione, costituita da un box comprese di alimentazioni, microfono omnidirezionale che copre due per studenti, tasto di prenotazione, ingresso HDMI per computer e categoria ingresso legge 45 per il collegamento alla rete LAN. In questo caso cosa faccio? Lo studente prenota la chiamata. Sentire l'avviso acustico, oltre all'avviso acustico, il professore ha un avviso visivo, cioè la sezione studenti inizia a lampeggiare. In questo caso attiva il microfono, adesso torno alla postazione e apro il microfono, vado in destra a segno e vado ad attivare, faccio un punto che il studente ci dice di attivare il PC. Quindi se attiva il PC studente, nel momento che mettiamo il PC studente compare sia sul proprio schermo di proiezione, ma anche sul monitor di preview e quindi streaming, il PC studente. Possiamo anche selezionare però la camera studente. Selezionando la camera studente, vedete che a schermo compare la camera e in automatico la camera punta alla postazione dello studente. Questo per tutte e 24 le postazioni. Quindi il sistema permette di avere una regia video ed audio completamente trasparente al docente, all'utilizzatore. Questo grazie appunto alla programmazione che è stata fatta sia per quanto riguarda per il sistema di automazione, che quindi va poi a gestire i sistemi audio e i sistemi video. Per tornare, quando il docente spegne la sezione, diciamo le vari apparati, riva a schermo ovviamente il PC del docente. Finita la lezione, basta schiacciare il tasto in alto a sinistra, si conferma lo spegnimento. Nella prima conferma di spegnimento si spengono alcune macchine, si va nella home, poi tramite la chiave, come abbiamo fatto
viene tirata via la chiave e torniamo alla postazione di utilizzo. Allora, era un video così per introdurvi praticamente cosa si è realizzato. Un lavoro simile lo abbiamo realizzato a Ceccano alla sala consigliare. Poi se abbiamo tempo, perché richiederebbe pure quello, ho degli streaming video dell'aula consigliare di Ceccano, che è stata fatta allo stesso modo. Ci sono 3 telecamere e c'è un sistema sempre sul touch panel che il segretario comunale, che non ha mai utilizzato un'aula del genere, lo può utilizzare facilmente, perché abbiamo messo sul touch panel. Poi vi farò vedere delle foto, anzi ve le faccio vedere adesso, così andiamo poi direttamente. Poi dovrò fare la lavagna, quindi magari ci giriamo con le sedie, però al momento vi faccio vedere queste foto. Allora, anzi, visto che ci siamo, allora, si deve cercare, forse questo qua, ok. Questo per esempio è il touch panel dell'aula. Allora, vediamo se ci può far vedere lo schermo bene, ok. Questo è il touch panel della sala consigliare di Ceccano. Vedete che ci sono, sono tutti i microfoni attivabili, ovviamente sono tutti attivati, e ci sono queste 3 telecamerine, questo disegno di 3 telecamerine. Il segretario comunale attiva lo streaming o la registrazione e fa il, a seconda di chi parla, ovviamente può far vedere la giunta o i consiglieri di opposizione o i consiglieri di maggioranza. Lo fanno autonomamente, accendono l'aula tutta con un click, il sistema audio è tutto in automatico, lui non devono toccare niente. Questo consente di fare appunto uno streaming che può essere complicato se fatto a mano, in maniera abbastanza semplice. Vi faccio vedere qualche cosa di università, anzi andiamo prima alla lavagna e poi ci vediamo queste foto. Ok, vi chiedo di girarvi un secondo che ok, ci siamo. Allora, praticamente ovviamente ci rimarrà mezz'ora, quindi per alcuni installatori quelle cose che dirò possono essere imparate, però per molte persone magari meno addentro sono comunque concetti che è ben tenere chiaro. Allora, sostanzialmente queste aule, le aule che noi andiamo ad allestire, ci sono, io l'ho divise in 3 macro aree, ok? La prima macro area sono gli impianti, ok? Ok. L'altra macro area, chiamiamola i prodotti, o meglio gli apparati, che funziona di più, apparati. L'altra sono gli ambienti, questo interessa molto gli architetti o geometri, ambienti, e poi vabbè parleremo di quelli che sono le maestranze, che ovviamente in un lavoro del genere, poi vi farò vedere delle foto, e quanto sono importanti tutte le maestranze, che ne sono ovviamente decine di diverse maestranze per fare lavori del genere, perché si parte dall'edile, al falegname, all'informatico, passando per aziende elettriche, per aziende audio-video specializzate. Allora, gli impianti, sostanzialmente dentro qualsiasi ambiente abbiamo un impianto elettrico. Ora, sull'impianto elettrico, ok, insomma, dico una banalità, ma dovete sempre prevedere un quadro di zona. Questa è una banalità per gli elettricisti, ma vi garantisco che non accade mai. Cioè, magari si arriva in una sala, c'è una presa alla quale ci si collega, questa presa non si sa da dove arriva, non si sa, gli elettricisti sanno meglio di me l'isolamento degli impianti, tutte queste questioni, magari accendi le luci, inizia la ronza sull'impianto audio. Quindi,
quadro di zona è obbligatorio, anche se fate un'aula di 4 metri per 4, cioè proprio quello ci deve stare. Una cosa importantissima, oggi andiamo tutti girando con smartphone, PC, entrate nelle sale, spesso non trovate le prese elettriche perché vi si sta scaricando il cellulare. Come avete visto i banchi a Cassino, lì abbiamo fatto, ci sono due prese, praticamente per ogni due studenti c'è almeno, per ogni studente c'è una presa elettrica. Questa cosa è importante perché oggi giriamo tutti con questi apparati. La connettività elettrica è diventata più importante della connettività di internet, è un assurdo, però è così perché comunque la connettività di internet alle brutte abbiamo un telefono che ci connette. Quindi sull'impianto elettrico quindi abbiamo detto sia il quadro, okay, e l'importante è avere una distribuzione molto capillare della rete elettrica, sia per i delegati e sia per chi poi il convegno lo va ad ascoltare. Altra cosa importante dell'impianto elettrico è ovviamente una parte di un impianto, quello che è definito UPS, quindi un impianto di alimentazione che funziona, che è stabilizzato e funziona anche in assenza di elettricità momentaneamente. Quindi prevedete quadro elettrico, molto capillare l'impianto elettrico e il gruppo di continuità che ci abbiamo tutti sotto i computer, però come potete immaginare dentro un'aula se attacchiamo 50 computer non basta certo il gruppetto da scrivania. Questo lo dico perché anche questa cosa non succede mai tranne in ambienti di un certo tipo, però lì neanche c'è un problema. L'impianto elettrico ovviamente, poi parlerò del sistema di automazione, intanto ci teniamo l'impianto elettrico. Poi c'è l'impianto illuminotecnico. Scusa, la lavagna è sempre difficile scrivere un minuto, un amico. Ok, allora l'illuminotecnico è, oltre che per la luce ambientale, siccome io ho parlato di telecamere, dentro quella laurea universitaria ci sono due camere da utilizzo televisivo. Quindi sono due telecamere che trovate anche in studi televisivi, motorizzate ma con quelle caratteristiche. Ovviamente una telecamera, il problema grosso è la luce, cioè nel momento che non c'è la luce la ripresa video non va. Quindi l'impianto illuminotecnico non deve essere solo per chi parla o solo per chi segue il convegno, ma dobbiamo pensare che deve essere fatto anche per delle riprese video, quindi bisogna fare attenzione alle temperature colore, bisogna magari prevedere un traliccio, ad esempio, che aggiungiamo due faretti, quelli che usano, simili a quelli che usano i fotografi, ma due faretti ad hoc, che vanno proprio a colpire le facce, in questo caso dei delegati, perché poi escono sempre quelle riprese, insomma, da moribondi. Quindi è importante questa cosa, quindi non è solo l'impianto illuminotecnico, ma è anche quello di ripresa. Un aspetto che vi ho accennato prima, i proiettori, il problema grosso dei proiettori è che se un proiettore gli metti davanti un far, cioè proprio una luce, tu puoi prendere il proiettore più luminoso del mondo, se tu ci schiaffi un faro davanti comprometti la sua luminosità. Bisogna fare almeno due linee separate di illuminotecnico. Una per i fruttori e una delle lampade che stanno proprio di fronte al proiettore, altrimenti, ripeto, spendiamo 10.000 euro a comprare un buon proiettore, poi basta un faretto da 1 euro che gli metti davanti e compromette tutta la sua efficienza. Altro impianto è quello della rete dati, quindi sostanzialmente rete dati, che chiamiamola internet, diciamo. Quindi la rete dati che può essere sia wired, quindi cablata, e sia wireless. Ok? Perché? Perché ovviamente ormai tutti noi abbiamo spesso sia i delegati che parlano, sia le persone che stanno a un convegno, abbiamo necessità comunque di connetterci a internet. È vero che ce l'abbiamo sui nostri smartphone, ma comunque è utile
ancora ci sono zone non troppo coperte, è utile dare connettività alle persone che seguono un convegno, per tantissimi motivi. Inoltre è utile avere una rete dati cablata, soprattutto negli ambienti didattici, perché a volte può essere utile collegare il computer alla rete, perché magari momentaneamente non funziona il wifi, gli studenti gli serve la connessione. Oggi abbiamo fortunatamente anche qui in provincia degli istituti molto avanzati da questo punto di vista, istituti superiori, che appunto collaborano con gli studenti perché hanno tutta la loro documentazione sopra ai computer e sopra gli smartphone, quindi la rete è fondamentale. Noi abbiamo istituti come il liceo di Ceccano, che sono stati uno dei primi in Italia a connettersi alla rete GAR, che è una rete degli enti di ricerca, una rete pubblica. Ho visto che sto accennando. No. Merito della preside. Infatti le istituzioni Le istituzioni sono fatte da persone, no. Non sono le istituzioni che fanno. Le istituzioni dovrebbero proteggere il lavoro delle persone. A volte lo fanno. Tutto merito della preside. Tutto della. Sì, ecco. E succede questa cosa. Quindi abbiamo fortunatamente questo. Alcuni istituti che lavorano ormai solo, cioè gli studenti c'hanno tutto sul computer, non gira carta, lì se non c'è una connessione la scuola non funziona. Quindi occhio alla rete dati, quindi alla rete cablata, quindi proprio le prese, servire anche i banchi nel caso in cui si fanno aule scolastiche, e una rete wireless importante, non l'access point da 60 euro che si compra a Ironics, ci vuole un sistema con controller e access point separati, cioè sistemi professionali, perché poi si collegano quattro persone insieme e il sistema non quattro persone, insomma, si collegano otto numeri di persone e il sistema si chiama. Questa è la rete dati. Poi una parte forse che per quel tipo di lavoro è importante è l'impianto di automazione. Allora, l'impianto di automazione industriale sono decenni che esiste, cioè chi degli elettricisti, degli installatori, degli ingegneri progettano, hanno lavorato con il PLC, con, cioè da decenni. Non si riesce purtroppo né civile, soprattutto a scuola, a far entrare queste tecnologie. Il motivo? I soldi? No. Le istituzioni pubbliche di soldi ce ne hanno, non potete capire quanti, se ci lavorate dentro. Ci sono, perché sono fortunatamente finanziati dalla regione, bandi nazionali, quindi i soldi ci sono, sono le scelte, sono scelte, perché io posso prendere 20.000 euro, comprarci 40 computer, comprarci 100 computer, oppure allestire un impianto. Ovviamente se si fa un bel impianto, l'impianto ha una durata molto lunga, i computer... Domani mattina lo smartphone che abbiamo nella tasca è più potente del computer che abbiamo comprato l'anno scorso. Quindi investire sull'impiantistica, sull'edilizia, i bravi ingegneri ce la fanno, ok, gli architetti, ottimi progetti, poi gli installatori, gli ingegneri elettrici devono pensare di investire sugli impianti. Perché la rete di cassino in fibra ottica che è stata fatta nel 2005 sarà una cosa che utilizzeremo per decine di anni, ok? Ma se non si fanno quelle infrastrutture, noi tutta sta roba qua non potevo raccontarla, perché tanto, quindi la famosa Silicon Valley americana non è altro che una zona dove misero la fibra ottica 50 anni fa, e guarda caso le aziende, non solo quelle di informatica, ma i falegnami, gli imbianchini, aziende installative, stanno lì perché poi la rete è importante per la condivisione e per lo sviluppo soprattutto di nuove tecnologie. Dicevo l'automazione, il concetto di automazione è questo: io ho qui dentro il proiettore, l'impianto audio, le luci, ci sono delle scatole nere, dei processori che vengono collegati a tutti questi apparati, che come vedevate quando io giravo la chiave fa chiudere un contatto, questo contatto dice a sta scatola nera: uè, guarda che bisogna che accendi delle cose. La scatola nera, gli abbiamo detto prima cosa accendere, e accende le diverse macchine. Il professore entra lì dentro, come quando utilizza la macchina, potevamo mettere un interruttore, potevamo mettere una
attivazione vocale, accenditi, l'aula si accende, cioè lì poi è solo l'interfaccia che fa la differenza. Quindi l'impianto di automazione oggi in aule come quella che avete visto, ma anche piccole aule, è fondamentale per la fruizione. In Italia sono state vendute, non mi ricordo quante, lavagne interattive alle scuole. Se una insegnante su 50 la utilizza, è grasso che cola. Perché? Perché il problema non è la lavagna interattiva, è il cavo VGA che sta per terra. E l'insegnante arriva lì, oddio, c'ho il cavo, ma dove lo metto? C'ho il connettore, non lo so, l'audio, alla fine dice, senti, a posto. Ragazzi, oggi si fa lezione, succede questa cosa, voi non potete, cioè, tanto queste cose ci giochiamo tutto sulle banalità. Quindi il sistema di automazione che rende fruibile questo ambiente è importantissimo. Allora, gli apparati, qua faccio, esagerato con, vabbè, faccio lo provo. Allora, gli apparati, qua faccio un tipo domanda e risposta. Allora, dentro un'aula che può essere collaborativa, un'aula consigliare di un comune, un'aula didattica di una scuola, voi che ci mettereste? Le sedie. Le sedie, bene. Allora, noi in lezione abbiamo avuto dei seri problemi sulle sedute, come sono fatte, i problemi. Spesso alcuni studenti si lamentano perché sono troppo piccoli. Quindi gli architetti che stanno qua, quando ci sono degli ambienti didattici dovete pensare a chi ci lavora. Quindi chi sta lì deve essere una sedia comoda, e soprattutto se è a scuola, lo so che ci sono degli standard, ma poi questi standard non so perché non sono, cioè non li trovi. Trovi spesso in istituti importanti degli allestimenti, andiamo agli ambienti, apparati e ambienti, questo fa parte un po' dell'ambiente, però va bene, ha dato un ottimo spunto per parlare di una cosa che puntualmente molto spesso non viene considerata. Che ci mette dentro quest'aula? Parliamo più di cose, gli ambienti li trattiamo dopo, le sedie anzi le metto qui. Apparati, quindi apparati tecnologici, chi si lancia in proposito del proiettore, quindi il video, proiettore, allora, e telecamere, ok? Allora, perfetto. Allora, ho sentito? Limo funziona. Questo è bellissimo. Limo funziona. Perché ci stanno anche le limo che le limo non funzionano. Ok. Allora, intanto partiamo con questo. Allora, scelta del videoproiettore. Chi è capitato di comprare un proiettore e di andarlo a scegliere, e criteri di scelta? Chi ha comprato un proiettore nuovo, ha pensato di installarlo? È grave questa cosa. Gli architetti lo stanno? Cioè, nel senso, hanno chiesto? Lo so, io ce l'ho con gli architetti, ce l'ho con gli ingegneri, ma gli architetti fanno un lavoro meraviglioso che veramente ci possono migliorare il mondo, perché se... c'è chi lo fa, come tutte le categorie. E questo è più per, magari sono cose tecniche, ma è bene che purtroppo gli architetti devono sapere tutto, cioè, tra un po' anche troppo. Okay. Allora, la scelta di un proiettore, ho detto prima, è importante la luminosità. Oggi però ci sono dei proiettori, i proiettori hanno una lampada che si usura abbastanza velocemente. Oggi li abbiamo installati anche alcuni ultimamente, hanno una lampada che è laser led che permette un utilizzo del proiettore tipo che usa 20.000 ore di utilizzo lampada, cioè la lampada non si cambia più. Negli istituti scolastici, nelle sale consigliari, dove non a casa che mi vedo il film magari il fine settimana, occorre pensare a questa tecnologia qui, perché effettivamente una volta che mettete questo proiettore non è laser led, tra un po' la lampada non funzionerà, bisogna cambiarla, il costo della lampada è abbastanza importante. Quindi un consiglio
Pensate a questa cosa, sì, un laser LED. Il costo, allora il costo, noi siamo abituati, ora faccio l'esempio dei PC. Allora il mercato ci ha insegnato che a 500 euro compri un PC, a 500 euro compri una calcolatrice con una tecnologia di 10 anni fa. Un PC buono portatile parte dai 1000 in poi. Si compra delle scatole, si compra, io dico, dell'immondizia, cioè creiamo l'immondizia prima, ok? La stessa cosa, i proiettori, siamo abituati ai proiettori 300, 400, il proiettore decente è un migliaio d'euro, almeno bisogna spenderci. I LED ne costeranno 1200, oggi ci sono ancora prezzi ancora più bassi, perché ovviamente adesso si stanno diffondendo, sono, parliamo del 2008, che mi sembra che è iniziata questa tecnologia, ma ancora non si usa. Altra cosa del proiettore è la risoluzione. Oggi la risoluzione minima è HD, cioè spesso i proiettori, vedete quelli più economici, ah, costa 300 euro, poi vedete la risoluzione, magari è un XGA, ci collegate poi il vostro fighissimo tablet o il computer di ultima generazione, vai sul proiettore e incomincia a stimmare a fare. Quello è quello più economico. Quindi ho detto che i problemi di soldi con i privati ci si litiga, no? Col privato che ti dice non. Con le istituzioni pubbliche i soldi ce li hanno, quindi proponete roba di qualità. Si può arrivare con il proiettore alla stessa qualità di immagine di un video come un televisore, un plasma, eccetera? Sì, il proiettore, ripeto, ci arrivi, di qualità, tanto ho i proiettori, ho i monitor. I monitor è un'alternativa. Se ho un ambiente luminoso come questo, io lì ci avrei messo un 60 pollici, il problema è che con lo schermo che tu vedi è circa 100 pollici, cioè 10. Un monitor da 110 pollici costa. Il proiettore mi è stato sempre sconsigliato, perché poi mettere il proiettore, come diceva prima lei, bisogna comunque tenere conto della luce, abbassare le lampade. Certo. Invece il televisore no. Sì, ma dipende l'aula. In un'aula di 10 persone metti un monitor almeno 60 pollici. Certo. Almeno. Metto un 60 pollici oggi con migliaio d'euro, cioè, si compra, quindi ottima scelta, luminosità eccezionale, però se è un'aula come questa, è un'aula di 60 pollici, noi non ci fai niente, è piccolo anche questo. Se, vedete, una cosa che è bella di quest'aula, poi lo vedremo negli ambienti, è l'altezza, cioè io qua c'ho una lavagna, questa è tutta una lavagna, una cosa, le aule universitarie così si fanno, proprio perché se lì ci fosse uno schermo, anzi doppio, vi farò vedere se abbiamo tempo, l'aula di università di Cassino, abbiamo messo due proiettori che proiettano su un unico schermo grande, proprio perché l'aula è grande. L'importante è attenzione alla luminosità, alla luce e alla luminosità ambientale. Se tu giochi bene con la luminosità, il proiettore, al cinema ci stanno i proiettori, quindi problemi di qualità, però si sta al buio. Ok, il proiettore cinema è concepito per stare al buio, però si possono fare, ripeto, delle aule, ripeto, l'aula magna università di Cassino, Forcara, quando si accende il proiettore tutto il sistema luci davanti si spegne, abbiamo le luci davanti delegati, quindi i fotografi quando fanno le foto, i delegati vengono visti bene, vengono ripresi bene, ma sullo schermo di proiezione non è sporcato dalle luci, quindi il proiettore, dicevo, 110 pollici di schermo magari ci vogliono 20.000 euro. Questo proiettore sarà costato 1000 euro, lo schermo in altri 300 euro, ok? Basta mettere una tenda da 20 euro lì, già se chiudi quella finestra, spegni le luci davanti, hai assolutamente una. Quindi il discorso dei proiettori va pensato un attimino. Sui proiettori basta così. Allora, la stessa cosa, le telecamere anche qui. Ormai la risoluzione è quella HD o Full HD. Una cosa importante delle telecamere, che spesso l'abbiamo vista lì all'università, abbiamo utilizzato delle BTZ, cioè sono motorizzabili. Ok? È molto importante avere una telecamera motorizzabile perché può permetterti di fare lo zoom e di andare a, soprattutto quando è una sola, di andare a pescare. In base alla regia, poi ci sarà la regia automatica, non l'immagine da riprendere. La LIM funzionante. Allora, sulla LIM, il punto è che spesso le LIM, so chi ha detto la LIM funzionante? Sì, no, perché ho avuto l'esperienza come insegnante.
Ora, le LIMO sono utilizzate sempre come schermo di proiezione. 90%. Ok. Perché non funzionano? Perché ci vogliono dei software per fare funzionare e perché il training. Vabbè, per problemi che non stiamo. Ok. Questo va al discorso che vi dico io, cioè qualsiasi cosa installate rendetela fruibile. Lo so che è una banalità, ma le LIM nelle scuole, gli insegnanti, tutti i giorni adesso vengono utilizzate, le LIM sono carine perché uno potrebbe scrivere, interagire con i contenuti, no, sono usati come lo schermo di proiezione, soltanto che una LIM costa 1000 euro e quello schermo ne costa 300. Quindi, soprattutto, la LIM ha poi una dimensione abbastanza, in alcune sale è troppo piccola, uno schermo di proiezione è... prende uno schermo da 3 metri di base ci vuole poco, è importante schermi grandi perché io da qui già ho uno schermo al piccolo, perché dobbiamo immaginare che noi dobbiamo stare davanti come se fossimo davanti al computer, quindi la LIM funzionante bisogna ci vuole la presa del cuore e il viceversa, ci vuole la formazione, ma se lei vede i bandi di aggiudicazione delle gare delle LIM qua, no, diciamo, teniamoci, ci vuole la fine, ci vuole il training, ma non lo fanno, quindi o lo fanno sulla gara. Altri apparati da mettere nella sull'acustica, poi ci sarà Donato Masci che vi farà capire cosa sono, ecco, pannelli tipo questi, quindi la parte acustica. Io qua vado sulla, lo metto sull'ambiente, questa è una cosa degli architetti, che non stanno simpatici gli architetti, quindi facciamo acustica. Climatizzazione, qua la metto anche tra gli apparati, diciamo, tecnici, clima, perché? Allora, gli apparati elettronici, se voi fate, allora, quelle aule lì sono gestite dalle macchine, delle macchine noi le abbiamo messe dentro un mobili rack, quella specie di frigoriferi lì, messi in una stanza ad hoc, a Frosinone l'abbiamo potuto fare, a Cassino no. Perché? Perché quelle macchine scaldano, quindi hanno bisogno di una climatizzazione per poter mantenersi sotto certi standard di temperatura, perché altrimenti oltre la, sì, non funziona, non possono dare problemi. Quindi la climatizzazione, oltre quella ambientale, occhio alle macchine e soprattutto a mettere le macchine, qui ci metto mobile. Mobile rack, quindi clima mobile rack vanno messi in un ambiente separato, tanto noi avremo il nostro touch panel o il nostro telefono o la chiave magica che le attiverà a distanza, quindi non serve avere il lettore DVD, adesso non c'è più, insomma, un player o un amplificatore audio sui volumi, tanto facciamo tutto dal nostro pannellino che abbiamo sopra, possiamo invece di mettere il touch, noi possiamo mettere anche un potenziometro. Cioè, là abbiamo utilizzato il touch perché oggi è una tecnologia che con i telefonini la usiamo facilmente. Però si possono fare sistemi proprio pratici, cioè interruttore on-off e potenziometro del volume si fa uguale. Le macchine stanno in un altro posto che va protetto e climatizzato, quindi questa è una cosa ottima. Altre cose? Vabbè, diceva dell'audio. Allora, l'audio, io parlo di audio come apparati, eh? Quindi l'audio ci sono. Allora, ecco, diciamo amplificazione e microfoni. Ora, qui abbiamo per esempio il sistema che sto parlando, c'è una colonnina audio che vedete lì, quella nera. E sto parlando col microfono. Si poteva anche fare a meno di parlare col microfono, però se io parlo così, a parte mi stanco un po', e laggiù, insomma, già si sente di meno. La cosa positiva è che la cassa io dovevo avere qui, però oggi c'è stata questa stereofonia. Però in un'aula come questa, ad esempio, che si fa? Si mettono due casse da una parte, due casse da un'altra. Al sistema gli diciamo: lezione alla lavagna nera, tac, quello attiva solo le casse che stanno qui, io parlo e mi sentite benissimo. Quando faccio la lezione
al proiettore, sistema lezione col proiettore, le casse sentite dall'altra parte. Il sistema di automazione risponde al touch, dice all'amplificatore, alza il canale destro che sta qui, alza il canale sinistro che sta di là. E voi risolvete in maniera praticissima una cosa che adesso vi sta creando il disagio, perché io parlo frontale e sentite la voce dietro. E voi la state sopportando questa cosa, ma non si fa. Cioè, la voce deve partire, come è naturale che sia, da chi sta parlando. Questo... Ok? Quindi, ovviamente, l'impianto dei microfoni è importante. Oggi, per esempio, io avrei preferito avere un headset, un microfono così, o uno lavalier, quelli che si mettono, quelli da televisione, perché c'ho sto gelato in mano che... cioè, fa, è pure faticoso, perché c'ho le batterie, pesa... Ci avrebbe soldi pure per comprarsi le complesse. Non mi piace capire che ci fanno quel foglio di carico, quello da decina di anni che ci sono foglio di carico. Si può usare la carta in direzione. Allora, quindi andiamo sull'audio, quindi l'audio l'abbiamo fatto. Allora, per quanto riguarda il video, lo aggiungo qua perché. Allora, introduco una cosa del video. Vabbè, abbiamo detto il video proiettore. Il problema del video è come arriviamo al proiettore. Ok? Allora, sicuramente deve essere fatto un box sulla cattedra o a muro, fatto bene. Voi li avete visti, visto che box che facevo vedere i banchi, tutti attrezzati. Tra l'altro c'è un'azienda, la Cortec, che è una delle aziende che sta qui, che distribuiscono questi prodotti. Quelli sono proprio dei box attrezzati, con la corrente e l'ingresso video. Quindi l'insegnante che deve soffrire, lo facciamo soffrire di meno, o anche l'amministratore delegato dell'azienda, il titolare, l'azienda installativa che viene, o l'architetto che fa vedere il progetto al suo cliente, va lì, inserisce in un box, non deve prendere il cavo poi si rompe, no, quindi... innanzitutto attrezzare dei box di connessione fatti ad hoc. Ci sono fatti, mo lo faccio artigianale, compro il pannello di legno, ci stanno di tutti i prezzi e rendono fruibili le aule. Un'altra cosa importante sono, per esempio, se io ho più computer da collegare, in come arriviamo al proiettore, ci sono dei processori video, sono delle scatole tenere con diversi ingressi e vi selezionate l'ingresso che tutte, ripeto, per alcuni queste cose sono banali, ma soprattutto negli ambienti dove ci sono tante persone che utilizzano, come le scuole, come sale come questa, la fruibilità è fondamentale. Diciamo che quindi l'audio e il video l'abbiamo fatto, delle camere, vabbè, gli apparati, poi torno all'automazione. E ci vuole il famoso processore di automazione. Quindi pensate sempre, piccoli partono da 300 euro. Cioè, con un processore da 300 euro e un bravo programmatore, voi avreste un'aula di questa. Poi ci sono processori anche da 4.000 euro, ma servono per fare altre cose. Quindi, no, ripeto, qua non parliamo di costi, io non li affronto perché non è un problema di costi. È un problema di scelte. Quando fate queste aule, pensate ai sistemi di automazione. Ok? Negli hotel, nei ristoranti che hanno le sale che accolgono persone, avere un sistema facile significa accogliere clienti che devono fare il convegno, lo possono fare. Quindi sugli apparati ci sarebbero sistemi di scuramento. Bravo, siamo qui. Allora. Andiamo agli ambienti, faccio una cosa bellissima, almeno. Okay. Allora, abbiamo detto le sedie, le sedie, abbiamo detto l'acustica, dell'acustica ve ne parlerà Donato Masci, un bravissimo progettista acustico, fondamentale perché l'intelligibilità del parlato è principale quando si parla in pubblico. Allora, gli ambienti, sedie e acustica, abbiamo detto ambienti alti. Cioè, la cosa che mi piace più di questa sede è le pareti grandi che permettono
di poter utilizzare sia lavapagni sia grossi schermi di proiezione. Poi i tendaggi per il discorso di oscurare, lì possiamo mettere un touch panel. Allora, lezione alla lavagna: oltre all'audio che lo sentiamo da qui, lo sentiamo lì, anzi l'audio, io sto, magari sto lì facendo lezione, voi mi ascoltate, automaticamente quando schiacciamo il tastino viene abbassata anche la tapparella che sta di fronte a quella finestra, quindi tutta la luce che entra da quella finestra, la luce del sole, è il peggio che ci può stare per i proiettori, perché arriviamo a dei livelli di lumen esagerati, rende l'aula fruibile. Quindi mettiamo tendaggi motorizzati. Altre cose degli ambienti? Allora, una cosa, piano di sollevamento, un podio. Podio o pedana? Questa pure, uno dice, ma che lo devi dire? Perché ci vuole il podio e una pedana? Poi, fatevi un attimo delle sale convegni, dove siete stati, insomma, ce ne sono tantissime che, ovviamente, su un podio chi parla viene visto di più da tutti, quindi pareti alte, perché poi se c'è un podio di 50 cm e mi rimangono un metro di parete, 5 minuti, ok, l'ho fatto. Allora, quindi podio e pedana, oppure la pedana per il tavolo delle cariche. Ecco, una cosa importante, sempre gli architetti, è fondamentale l'allestimento dei tavoli, cioè il mobilio è fondamentale, il mobilio attrezzato. Come avete visto, io all'università noi c'erano dei banchi e la cattedra con i sistemi di connessione. Io vedo delle, allora mi capita, ti chiamano, hanno fatto la sala riunione in un'azienda, dice, guarda, abbiamo comprato un tavolo da 15.000 euro per 16 persone. Adesso il tavolo, questa è una frase classica, siccome è di ebano brasiliano, non possiamo toccarlo, ma vogliamo utilizzare i computer e senza filo fare tutto. Ora, ci sono le tecnologie, ci stanno, però se la tecnologia uguale, se ci sono anche molto prestanti, però quando si pensa ad un progetto di un tavolo, pensate che per una riunione non ci può fare un banchetto, è una riunione di persone che collaborano, ci vogliono prese elettriche, prese di rete e prese audio video. Forse ci siamo, quindi questa era proprio per gli architetti, questa zona qua è ovviamente per gli architetti. Finisco con l'ultima cosa che mi viene in mente, l'ambiente. Ah, una cosa che mi viene, l'ho fatta in mente il signore, il pavimento flottante. Allora, il pavimento flottante è importantissimo per l'adeguamento tecnologico di un ambiente, soprattutto come questo, perché uscirà una nuova tecnologia che ci servirà a poter utilizzare altri cavi, quindi pensate sempre quando fate queste aule a un pavimento flottante. Ok, purtroppo in un'ora poi ci vorrebbero dei giorni, però insomma spero che sia stata un po' per alcuni sono state forse banalità, ma intanto ci siamo confrontati su un po' di temi. Ok, grazie.